Voglio aggiungere anche una precisazione, lo dico per tutti, sul tema delle notizie dall'esterno c'è sempre stata una certa tolleranza da parte del GF e a volte possono anche sfuggire, come a me è sfuggito quando Paolo ha detto ma non ero l'unico che sono entrato e uscito dalla casa. Siamo delle macchine, però in questo caso la cosa è più seria. Si è ripetuta più volte e si è parlato di argomenti inerenti al gioco. Quindi non si può fare questo. Allora, ho in mano una busta con un comunicato ufficiale del Grande Fratello. C'è la decapitazione. Dopo tutti i necessari controlli e dalle immagini che abbiamo appena visto tutti, è chiaro che Andrea Zelletta ha commesso la stessa irregolarità per cui Paolo Brosio è stato già punito con la nomination d'ufficio. Per questa ragione il Grande Fratello ha deciso di annullare il televoto. Quindi nel nuovo televoto che io sto per aprire, oltre agli altri nominati, ci saranno ovviamente Paolo Brosio e Andrea Zelletta. Cioè, uguale a prima. Per il momento è tutto.